Comincio dalla marinatura del cavolo cappuccio rosso italiano. Lo taglio a julienne e lo trasferisco in una ciotola. Condisco con sale e aceto. Una bella mescolata. Copro con pellicola e lascio marinare per almeno 60 minuti. Adesso preparo la salsa al pecorino romano DOP e pepe. In un pentolino scaldo il latte, giusto da renderlo tiepido. Grattugio il pecorino romano DOP, pesto finemente i grani di pepe nero e aggiungo tutto al latte. Lavoro pochi istanti a fuoco spento e tengo da parte. In una ciotola verso il tuorlo d'uovo freschissimo. Unisco l'aceto di vino bianco e comincio a lavorare con le fruste elettriche. Verso l'olio a filo, sempre continuando a montare. Una volta ottenuto un'emulsione stabile, aggiungo il sale e il composto di pecorino romano DOP. Un'ultima mescolata e tengo in frigorifero. Il cavolo ha marinato, posso aggiungere l'olio. Mescolo e tengo da parte. Prepariamo la pastella. Verso la farina in ciotola, la scorza di limone grattugiata, condisco con sale, maggiorana, timo e pepe bianco. Unisco acqua, birra e mescolo con una frusta. Se non vuoi utilizzare la birra, basterà sostituire la dose di acqua e birra con la stessa dose di acqua frizzante fredda. Questo è 100% petto di pollo italiano che ho battuto leggermente al batticarne. Divido le fette a metà e procedo con la panatura. Prima nella semola, poi nella pastella e infine nel pane macinato grossolanamente. Eccole pronte, le lascio riposare. L'olio a temperatura posso friggere. Una volta che il pollo sarà bello dorato, potrò scolarlo. Nel frattempo mi occupo del bacon. Appoggio le fette su una teglia e le cuocio in forno in modalità grill per 5 minuti o fino a che saranno belle dorate. Manca soltanto il pane. Appoggio su una teglia i panini con la parte interna rivolta verso l'alto. Modalità grill e tra 3-4 minuti potremo sfornarli. Abbiamo tutto per comporre il nostro gustoso. Sulla base adagio il pollo, il bacon croccante, il cavolo marinato e la salsa al pecorino romano DOP e pepe. E chiudo. Che spettacolo! Non vi resta che prepararlo o ordinarlo direttamente da McDonald's. E adesso l'assaggio. Buonissimo! Ciao!